Corre l'anno 270 d.C. La Brianza è terrorizzata da un'orrida bestia che devasta campi e messi, fa razzia di bestiame e terrorizza la gente. La popolazione paga col sangue il proprio tributo al drago. Non solo animali, ma anche i giovani sono sacrificati per mitigarne l'ira. Terribile era il destino dei condannati, fin quando il fato scelse una giovane fanciulla di nome Cleodolinda. Ella attendeva la bestia legata a un sambuco, quando ecco che il drago Ardrabuk venne attirato da un altro ragazzo che ne richiamava l'attenzione. Giorgio lo costrinse via dalla ragazza, facendosi seguire, disseminando dolci dietro di sé ed attirandolo in un antro, dove aveva ammassato le cornie di ogni tipo e alla cui vista Ardrabuk rimase estasiato, dimentico del resto. Adescato il drago nella trappola, Giorgio sguainò la spada e con un colpo fulmineo recise la testa dell'orrida bestia. Il colpo vibrato fu tanto deciso che il capo rotolò a valle fino a inabissarsi nel lago, dove ancora giace in attesa di essere ripescato.